Ah, noi siamo ragazzi della Congrega Gioventù Muscolosa, direttrice della Banca Pilare. Sì. Lui è Giacomo Scarpelli, il presidente. Lui è Alessio Fratoni, il segretario ufficiale. E io sono Daniele Taini, uno dei consiglieri dell'associazione. Siamo un gruppo di 15 ragazzi che organizziamo eventi ricreativi all'interno di questo piccolo borgo medievale. I principali eventi nostri sono la Corsa dei Carretti, che si tiene il 14 agosto di tutti gli anni di sera, generalmente in più anni, sono anche di pomeriggio gli anni precedenti. Facciamo un percorso di circa 400 metri con questi carretti, che sono praticamente delle tavole con dei cuscinetti in ferro. Senza freni scendiamo sdraiati su una strada che ha una pendenza fino al 18%. Siamo circa 40 concorrenti, si svolge la corsa, si svolge con dei gironi, poi c'è la fase finale dove ci sono gli ottavi, i quarti, le semifinali e la finale. E poi c'è la famosissima Recessa Bestia, che è la corsa tutti quanti insieme con 40 carretti che scendono contemporaneamente sulla strada. Questa succede dopo o prima? Questa è l'evento, è la recessa di chiusura. Alla fine della serata. È la chiusura. 25-30 anni fa, anche qualcosa meglio, i ragazzi di Paciano, quelli che adesso ormai sono grandi, si ritrovavano tutti nel vecchio bar Bettolone, che stava qua giù dove adesso il ristorante Loca Bruciata, e il gestore praticamente, quando li vedeva arrivare tutti questi ragazzi in gruppo, li chiamava appunto, ecco la Congrega Gioventù Muscolosa di Sentrici La Banca Pedale, e da lì è nata sta... La Congrega in che anno è nata? È nato ufficialmente nel 93, il 93, da tre ragazzi di Paciano. Siete un'associazione culturale adesso? Sportiva del Sentrici, senza scopo di lucro. Senti, ma invece la gara quando è nata? La gara, abbiamo anche l'Albo d'Oro, mi sembra la prima edizione del 75 più o meno. Prima edizione, sì. 75, quegli anni là è nata. Dal 75 al 93 era gestita come? Senza un'associazione di era fatto, gestita da chi la faceva? Cioè si trovavano i ragazzi a giorni ferragosto, cioè, prendevano i carretti e scendevano giù per le strade, perché comunque il carretto era qualcosa di classico che avevano tutti all'epoca, quindi non è come adesso di metterti giù, fallo. Era mezzo di trasporto anche durante il periodo dell'austerità, la gente veniva su a Paciano, per esempio mia come raccontava, veniva su a Paciano a comprare il tabacco dal mio nonno. E poi per tornare giù, tornava giù col carretto, essendo in discesa. E infatti qualche volta ne è tornato, però col tabacco ne era tutto. Ma infatti ci avevano raccontato che era nata nel 1973, proprio l'anno dell'austerity. Sì, del... sì, infatti era quello che sono usciti i carretti. Come gara, perché... No, come la gente andava in giro. Sì, come gara, dopo hanno iniziato a farci la gara e da lì è rimasta fino ad adesso. E che prima il carretto era un gioco, no? Sì, sì, era diffuso. Un gioco. Sì, c'erano tutti. Per bambini, insomma. E ancora adesso per bambini, è cambiato molto, ma. Durante l'anno, no? Sì. Allora, voi fate due corse. Durante l'anno l'associazione organizza anche dei momenti di incontro. Momenti di incontro vero e proprio no. Cene, conviviali, cioè come la tenete su l'associazione durante l'anno? Diciamo che fondamentalmente si regge sui tre eventi principali, che sono le due corse più i bussi di carburo che si fanno il 9 di dicembre ogni anno. E al di fuori questo non c'è nessun evento formale, ricreativo o di qualsiasi genere. Diciamo che magari i ragazzi siamo sempre noi, ci vediamo sempre, però ci appoggiamo all'associazione solamente per dare un'entità a un evento. Ma che significa fare parte della Congrega? Significa niente, mantenere la tradizione del paese, ma è divertirsi innanzitutto, perché famo per quello. Il divertimento è la base dell'associazione. Esatto, e niente, noi fondamentalmente non lo famo solo per poter portare avanti sta cosa, e appunto stiamo coinvolgendo anche i bambini appunto per quello, perché domani smetteremo anche noi come hanno smesso quelli che c'erano prima di noi, e niente, solo cercare di mandare avanti questa tradizione, niente. Ma si diventa amici quando c'è, voglio dire? Assolutamente sì, cioè sono secondo me i giorni più belli dell'anno, quando c'è la preparazione per l'evento dell'anno del paese. Sono quattro gironi. Ok. Quest'anno sono state 10 componenti ogni girone, si sfidano in discesa da 3 per volta, e il primo arrivato prende 3 punti, il secondo prende 1 punto e il terzo 0 punti, quindi al termine dei gironi, che sono 3 discese per ognuno, va bene, fuori una classifica, i primi 4 passano, quindi passano 16 concorrenti che si sfidano sulla fase degli ottavi. La corsa, abbiamo detto, beh, si svolge così, discesa 2 a 3 fino poi ad arrivare alla finale,
squadra è al meglio delle tre, quindi Anda Rianda è bella. E poi principali regole della corsa, ok, come diceva lui, non frenare con le mani, non spingersi con le mani alla partenza, solo con i piedi, evitare il contatto, evitare qualsiasi tipo di contatto, beh, quelli minimali non vengono, diciamo, vengono consentiti, però di fatto se è proprio una scorrettezza che manda fuori strada avversaria, allora spendersi di perdere la corsa. Fare il carretto forse per chi non organizza è la cosa più bella della forza stessa, perché i giorni prima in cui prepari il carretto più bello, quello che va più veloce, è un divertimento unico. Sinceramente negli ultimi anni si è persa un po' questa tradizione, perché mentre una volta tutti quanti i ragazzi che facevano il proprio carretto, ultimamente tutti quanti un po' preziosi, devono trovare il falegname che glielo fa, se no non corrono, si è subentrata la competizione. La competizione, la tecnica. Le problematiche della società perdono dappertutto, anche sulla corsa dei carretti. Chi è svogliato nella vita è svogliato anche nel fare il carretto. Però diciamo che noi, almeno noi che siamo qua, anche i ragazzi della società, abbiamo fatto tutti quanti il carretto da soli e è stato divertimento unico. C'è una tavola che deve essere senza nessuna zavorra all'interno, solo legno, e composta da due assi, uno dietro generalmente rigido, cioè senza movimento, fisso, e uno mobile davanti per girare, ovviamente, altrimenti è impossibile fare le curve. I carretti possono avere 3 a 4 cuscinetti, giusto? Sì. E non prevedono saldature di nessun tipo, quindi solamente viti e bulloni. Poi aiutami con quest'altro che... Niente. Carretta deve essere molto minimale. C'è chi è andato a prendere legno pesante proveniente dall'Africa, e c'è chi invece l'ha fatto con un pannello. Tu con che cosa l'hai fatto? Io non ce l'ho più carretta. Cioè, smezzato. Quest'anno? Perché io sono quelli che fa con quel che trova. Poi c'è chi prende i cuscinetti riciclati, chi prende quelli fini nuovi che li paga 30 euro. Comprano, sì. E tu ce l'hai una credenza sul tipo di legno? No, io quello che viene va bene, insomma.